Sorge Caprarola su un colle d'antica lava, sulla via tra Roma e Firenze. Nobile città per i palazzi e le chiese. Palazzo Farnese, architetto il Vignola, con muraglie da fortilizio sale verso armonie rinascimentali. Il cortile rotondo fa dei loggiati piedestallo a una cupola di cielo laziale. Si lavora alla villa incastonata nel verde del parco. Il suo bel disegno evoca convegni ridotti, alti raccoglimenti. Gli italiani l'hanno destinata ai soggiorni estivi del Presidente della Repubblica. Le riposanti e ingegnose simmetrie del giardino alla francese. Tutta la popolazione di statue lungo le cordonate accompagneranno i pensieri dell'uomo a cui abbiamo affidato la suprema tutela delle nostre sorti in un'ora non facile. Gli italiani augurano e si augurano che tra questi luoghi spaziosi e tranquilli le giornate del Presidente possano trascorrere serene, allietate dalla fiduciosa, propizia calma della nazione. S'apra l'Italia dalle sventure alla speranza. Rinata la speranza dalla sventura in questi mutilati di guerra della milanese casa del piccolo mutilato. Li riceve il Presidente con Donna Ida e Einaudi nel giardino del Quirinale. Sorridente rose di piccoli cittadini intorno al primo cittadino. Anche De Gasperi saluta i piccoli amici. Dalla loro visita riporteranno il ricordo che l'Italia li ama e sarà sempre memore del loro sacrificio.